grillo per la testa, ho un grillo per la testa. Federico Marchini, giornalista. Ho lavorato per diversi, come essendo freelance, per diverse testate, diversi giornali, diversi periodici. Nello specifico stiamo parlando de La Voce, che era il giornale di Montanelli, un giornale che non durò molto, durò un anno e mezzo, diciamo. Ma ebbi la fortuna, per certi versi, insomma, comunque, di essere inviato in Ruanda nel 1994. Riuscii ad arrivare in Ruanda sostanzialmente poco dopo che era scoppiato il genocidio nella sua fase cruciale, nel senso che 15 giorni dopo le notizie scarse che arrivavano su quello che stava succedendo, riuscii a partire. Interessante da questo punto di vista capire come mai fui il primo e per lungo tempo l'unico inviato italiano in Ruanda. Nel senso che io dovetti insistere in redazione per dire che volevo andare nel paese che io conoscevo in verità, perché c'ero stato nel 1980 come volontario in servizio civile. E partì con poche informazioni, poco si sapeva, si parlava solo di grande pericolo, di morti, di ammazzati, sembrava che fosse più possibile entrare nel paese. Fatto sta che riuscì ad arrivarci e mi trovai in una condizione assolutamente, per uno che conosce un paese, un luogo, qualsiasi, in un modo, mi ci trovai in un altro modo, nel senso che circolavo su strade, come vi sarà stato anche raccontato da altri, su strade costellate di morti, insomma, di morti, di situazioni estreme e di ogni genere tipo, sia fisiche, psicologiche, sociali, umane, insomma. I media si mostrano dopo, dicevo, perché ho scoperto che c'era una specie di spettacolo dell'orrore, per cui valeva la pena muovere mezzi e televisione per andare a filmare queste cataste di morti, queste cataste di persone, cataste di morti o non morti. I peggio messi erano i non morti, nel senso che si vedono persone mutilate in tutte le parti e che uno difficilmente si poteva, delle quali uno difficilmente poteva immaginare che potessero sopravvivere, invece sopravvivevano. Sopravvivevano loro come sopravvivevo io come giornalista, come cronista, cercando di, appunto, come dicevo, di non essere, non partecipare troppo emotivamente, cosa peraltro è impossibile. Comunque. E in questo contesto capita questa storia la storia di Kasungu, di questa ragazza che riuscì a recuperare in Congo, una storia che mi coinvolse certamente emotivamente, laddove uno esce dalla sua dimensione impersonale di lavoratore della comunicazione, se così vogliamo dire, di giornalista, di cronista, di colui che dovrebbe raccontare staccato. Insomma, comunque la storia è che tramite diverse informazioni, contatti, supporti locali, un po' di fortuna e un po' di abilità, riuscì a recuperare questa ragazza che aveva allora 10 anni, Yvonne, chiamata Kasungu. Kasungu che vuol dire cosa bianca, così, per inciso. E la recuperai in Congo, in un campo profughi, in una situazione da descrizione di apocalisse, in un campo profughi dove stavano circa 1 milione di persone. Di persone nere, scure di pelle, se vogliamo, in una zona nera, nera di terra di lava, di vulcano, ai confini tra il Ruanda e il Congo, in quello che è Congo, comunque nella zona del Kivu, alla piedi dei vulcani. E lì, in una storia che ha del rocambolesco, riuscì comunque a recuperare questa ragazza, a nasconderla in una Jeep che mi fu prestata dalla cooperazione italiana con supporto loro e a riportarla in Ruanda, dove era ancora in vita un fratello. Kasungu, per inciso, si è italianizzata, nel senso che è diventata cittadina italiana, è stata adottata, e la cosa straordinaria di tutta questa storia è che Kasungu, circa un mese fa, si è laureata in scienze politiche. E mi
sembra un bell'epilogo di una storia iniziata per caso, per fortuna, per sentimento, per amicizia, per tutte le cause che volete, insomma. Ed è rimasta per me come, qui parlo personalmente, come è mia figlia, per me è mia figlia, è una vita ritrovata, per lei io sono suo padre, sono un padre ritrovato perché il padre non c'è più, chiaramente, come gran parte della sua famiglia, sterminata nel 94. Colpisce in queste situazioni, soprattutto conoscendo un paese, è come si possa creare una situazione di questo genere. Peraltro chiunque abbia letto un minimo, che abbia sentito, letto dai giornali, un minimo di storia sa, parliamo solo del Novecento, sa della storia degli armeni, sa della storia degli ebrei, per citare le punte più acute di meccanismi perversi, costruiti a fini politici, in cui si crea un nemico, banalmente, gli si addossano le responsabilità di una situazione contingente, magari non ottimale, ma comunque si copre questo nemico di responsabilità che evidentemente non ha, lo si identifica come tale e nei casi estremi, come quello del Ruanda, come quello dell'Armenia, come quello degli ebrei in Germania, si cerca di sterminarlo. Di sterminarlo si monta una parte della popolazione. La si convince che quell'altra parte della popolazione, che in teoria ha un colore, un accento, o fa parte di una razza diversa, è il responsabile di tutto questo. Per cui in questo caso, come nei precedenti citati, i Tutsi furono identificati, furono costruiti come gruppo responsabile di una situazione di malessere generale. In verità, in gran parte, come spesso succede, la cosa era asservita a dei fini di esclusivo potere, nel senso che serviva a una classe dominante, una classe con potere e privilegi, serviva a mantenere questi privilegi in una situazione in cui anche in Ruanda la situazione sociale e politica stava cambiando, nel senso che il paese si avviava verso una democratizzazione. Come sempre, in un luogo in cui ci si avvia la democratizzazione, ci sono persone che dell'aspetto non democratico hanno approfittato, e che non vogliono perdere questi privilegi. Per cui si creano i Tutsi responsabili di un malessere generale e li si uccide. Li si uccide come? Li si uccide convincendo gli altri non Tutsi, diciamo, a ucciderli, obbligandoli a ucciderli, voglio dire, montando un movimento, e lì si sa della storia del ruolo di una radio che trasmetteva gli appelli al massacro e all'uccisione degli altri, una radio che era l'unico media diffuso dappertutto, nel senso che bisogna tener conto del fatto che la radio era presente in qualsiasi capanna, in qualsiasi rugo, come si chiama la capanna in Kinyarwanda, sparsa in tutto il paese. Per cui gli appelli da questa radio, che era per abitudine la radio governativa, la radio che dava le informazioni, che dava consigli di buon vivere, era una specie di radio almanacco generale del Ruanda, dava come consiglio, se vogliamo così chiamarlo, di uccidere il proprio vicino identificato come Tutsi. In tutto questo poi le cose non sono mai bianche e nere, ci stava di tutto, perché voglio dire, la prima persona, come è noto, a essere uccisa fu una, se vogliamo, appartenente all'altro gruppo etnico, agli Hutu. E così succedeva, per cui comunque chi si opponeva a questo meccanismo e riconosceva la falsità di questo meccanismo di attributo agli altri, chiunque si opponeva a questo meccanismo veniva massacrato, veniva costretto ad ammazzare il suo vicino. E io, come spesso dico, non so io come persona, che cosa avrei fatto essendo minacciato da un altro di fianco a me che mi dice: o tu uccidi il tuo vicino o io ammazzo te e i tuoi bambini. Così succedeva sostanzialmente. E la creazione di una percezione mi viene in mente come paragone finale per raccontare questa storia, il racconto che si fa in Italia, il racconto, il fatto di porre come primo problema per gli italiani la sicurezza, quando sappiamo, dati,
alla mano, vuol dire che da anni i crimini commessi in Italia, i furti, gli assassini, tutto quello che si vuole, sono in netta diminuzione. Ma al potere serve creare insicurezza, creare un nemico che può essere l'immigrato di turno, il romeno, chiunque si voglia, vuol dire addossare a lui le responsabilità, creare la paura serve, insomma. Si crea la paura, si identifica un nemico, si scatena la popolazione verso quel nemico. E in effetti...